Don Franco Monterubianesi, fondatore della comunità di Capodarco, torna alla casa madre di Fermo in occasione del suo 93° compleanno, che verrà festeggiato giovedì 30 maggio. Don Franco trascorrerà la sua vecchiaia in pianta stabile a Villa Piccolomini, dove ha iniziato la sua missione con i giovani nel 68, al servizio dei disabili, degli emarginati e dei poveri nel mondo. Sono qui a Capodarco da un giorno e mezzo, ho fatto già una giornata intera, finalmente tornato a 93 anni alla casa in cui cominciai nel 66 la grande avventura con i disabili del territorio di tutta Italia che vennero negli anni 66. Nel magnifico periodo del 68, quello dove i giovani cercavano una società diversa dopo la guerra. E abbiamo vissuto cose grandiose, qui lo dico a questo gruppo di ragazzi scout del territorio, Santa Vittoria, Servigliano, Falerone, eccetera, che hanno fatto già un'esperienza significativa di servizio da ieri sera. Passando una giornata qui, la serata, ieri sera, molti di loro servivano i ragazzi disabili in difficoltà, perché questo è il nuovo movimento di Capodarco. I giovani, sì, gli handicappati, io ho lottato per loro e 50 anni di Roma mi hanno visto protagonista di leggi, di storie grossissime. Che sono venuto a scrivere nel libro che scriverò qui tranquillamente con le mie difficoltà visive, uditive, eccetera, che sarà intitolato Gli ultimi miei 20 anni di resistenza, perché siamo tornati indietro nel welfare. La società non ha sviluppato le nostre leggi e questi giorni abbiamo vissuto una cosa straordinaria. Il 22 aprile, perché nella legge che favorimmo del servizio civile degli obiettori, no, prima dell'obiezione di coscienza, quando nel 72 nasceva la legge sui ragazzi che preferivano, rifiutando le armi, andare in carcere, e noi abbiamo fatto fare nel 72 la legge dell'obiezione di coscienza. Quando già nel 70 c'era venuto qui a Capodarco un giovane di Bergamasco che si chiamava Antonio Riva, che scelse di dire a tutto il mondo: voglio servire la patria degli handicappati di Capodarco. E noi qui da Capodarco, che eravamo nati nel 66, andammo a Torino a difenderlo con pulmino al Tribunale Militare, che riconobbe il valore di questa scelta, tanto che poi la Costituzione, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il valore dell'obiezione di coscienza, equiparandolo al servizio militare. Però dovette andare in carcere, anche se questo ministero dovrete riconoscere. E la legge venne fuori finalmente nel 72. Ma la visione burocratica dello Stato voleva trasformare gli obiettori in pompieri, non impiegarli per le realtà sociali, quando era invece la vocazione di questo giovane e di tanti altri giovani. E noi dovemmo difenderli e qui a Capodarco ne abbiamo nascosti 5 perché volevano applicare. Non la legge del servizio civile, cioè, ma di farli diventare pompieri. E questi giorni a Roma, dopo 50 anni, sono tornati i primi obiettori che formammo a Roma, via Lungro 3, dove 30 di loro fecero il corso di formazione per essere impiegati nelle varie realtà vocazionali che avevano. E io andai con il mio presidente di Roma, Augusto Battaglia, a dire basta questa idea dei pompieri e vincemmo, per cui cominciarono gli obiettori a servire in tante realtà, perché
poi dopo il primo corso lo facemmo noi, il secondo lo fecero a Trieste, perché la legge 180 di Pasaia del 78, che venne più tardi, ha cominciato con il dottor Pasaia, che è venuto anche a Fermo, con l'aiuto di quegli obiettori mezzi medici che uscivano dall'università, cogliendo il valore della chiusura dei manicomi. E noi siamo tornati persino indietro su quella storia, perché gli psichiatrici come Pasaia non ci sono, perché con i medicinali addormentano le coscienze dei giovani colpiti dalla malattia psichiatrica, invece di farli impegnare a superare il loro malessere con l'impegno sociale. Le medicine non devono servire per addormentare. Anche su questa è una battaglia che io vengo a fare nelle Marche, perché tutto il mio lavoro di 50 anni di Roma, di resistenza e vittoria, perché dobbiamo cambiare la mentalità, ma io dei cristiani soprattutto, perché oggi è festa della Trinità, e vi devo dire che il grande protagonista della storia di Dio con l'uomo è lo Spirito Santo, che il 19 maggio abbiamo celebrato nella sua discesa, e oggi lo celebriamo come attore profondo della storia di Dio. Dio ci ha creato come padre, il Figlio ci ha salvato con tutto l'amore arrivato alla passione, ma la forza della resurrezione. Io ho cominciato con il grido Centro Comunitario Gesù Risorto. Abbiamo leggizzato il nostro nome nell'85, ma noi siamo forti perché vinciamo il male che c'è nel mondo con la forza della resurrezione, basata sul fatto che Gesù Cristo, risorgendo, dà la speranza del cambiamento, che è applicato attraverso il fatto che lo Spirito Santo è l'attore delle nostre coscienze, che noi dimentichiamo che è l'ospite, è il consolatore perfetto, è il datore dei doni. I 7 doni dello Spirito Santo sono per cambiare la storia, la sapienza, l'intelletto, ma soprattutto, ed è questo un discorso che voglio fare con le donne tra voi, la pietà. Io ho messo come terzo dono dello Spirito Santo. Oggi il mondo ha bisogno di pietà, di misericordia, perché la razza degli omicidi sta distruggendo. Ieri il Papa ha raccolto tutti i ragazzetti del mondo, non so quanti ne erano, una grande esperienza. Noi dobbiamo salvare con la pietà tutto questo massacro dell'uomo che si perpetua. Capodarco in questo momento ha 40 più giovani, soprattutto in Ecuador, dove stanno lavorando con la Fondazione Popolorum Progressio, che il Papa, come si chiamava quello di Milano, Paolo VI, ha messo in piedi come idealità del Concilio. Noi cristiani dobbiamo impegnarci con la presenza dello Spirito Santo, perché sì, la pietà, ma sapete, il quarto dono è la fortezza. La fortezza che dobbiamo esprimere ognuno nella nostra storia, con la scienza, che è l'altro valore, il consiglio e il timore di Dio. Non c'è un timore di Dio. Io ho sentito dire poco fa da uno dei nostri ragazzi disabili, perché Dio permette le guerre? Ma no, no, siamo noi che le abbiamo realizzate, e tocca a voi giovani impegnarvi con la fede, la speranza, soprattutto con l'azione dello Spirito Santo, che vi darà la forza di resistere, come io, e ho finito perché sennò non finirei mai, di lavorare per la realtà sociale. Questo nostro amico della TV mi parla delle difficoltà.
le burocrazie stanno spegnendo le nostre idealità. Lottiamo come giovani e io sono qui per darvi questo mio contributo di giovinezza, nonostante i 93 anni che voglio celebrare con gli amici del Fermano il 30 maggio, che faccio proprio il mio compleanno. Noi siamo presenti col gruppo del clan di Serviano 1, quindi sono i ragazzi più grandi del gruppo di Serviano, che prende insomma i paesi dei paraggi di Serviano, quindi Belmonte, Falerone, Serviano, e siamo qui per la prima volta come gruppo, perché per la prima volta la comunità si riapre all'esterno e siamo il primo gruppo che ha l'onore di riaprire insomma l'ingresso dei gruppi scout, ma dei gruppi insomma che cercano di fare del volontariato qui nella comunità. Io sono stato obiettore di coscienza 30 e passa anni fa, 31 anni fa, e l'idealità di cui Don Franco parlava l'ho presa in pieno nell'anno che ho passato qua, e più o meno avevo l'età loro, insomma, cioè avevo 20 anni, e quindi ho pensato e mi è piaciuto l'idea di proporre anche a loro, che sono i miei coetanei, insomma, proiettati al tempo di oggi, quella che poteva essere l'esperienza di Capodarco. È chiaro, siamo stati solo un giorno perché siamo arrivati ieri, e quindi l'esperienza è così, un assaggio, però credo che abbiamo già capito, che i ragazzi abbiano già capito insomma la differenza di valori che si respira qui dentro rispetto magari alla nostra quotidianità. La profezia di Gioele al capitolo 3 dice: negli ultimi tempi i giovani saranno i profeti, i giovani, gli anziani faranno sogni, e Massimo è uno che ha con me sognato e sogna come anziano, ma lo Spirito Santo sempre animerà i poveri, perché la forza del cambiamento è se voi vi coinvolgete con i poveri, voi giovani. E per questo cambio radicale che io dovrò portare nella comunità, perché io mi muovo sul piano nazionale e internazionale, l'Africa e l'America Latina sono al centro della mia attenzione, e anche Don Vinicio ha detto che vuole servire i giovani, perché dobbiamo scambiare i rapporti tra i giovani del sud e del nord del mondo. Questa è una idealità che vi trasmetto, che realizzeremo. Ho detto 40 e più ragazzi in questo momento stanno dando un anno di servizio alla fondazione che Paolo VI fece come realizzazione del Concilio Populorum Progressio. Senza l'unione con il mondo, il sud del mondo ci salverà, anche l'Italia con la denatalità purtroppo, e dobbiamo fare una visione politica a voi giovani, tanto che una delle lotte che io preannuncio è che noi dovremo dare il diritto di votare a quei giovani che sono nati in Italia da migranti e che a 18 anni non hanno l'autorità di votare. È una cosa assurda dalla nostra Italia. Allora, noi scout del clan ci occupiamo anche di fare servizio in diverse comunità, e quando Massi ci ha proposto di venire qui nella comunità di Capodarco, noi non sapevamo bene quale fosse il tipo di servizio che avremmo fatto e a cosa ci saremmo dedicati nel pratico. Però siamo arrivati qui ieri e dopo un breve momento di conoscenza della comunità in generale, delle persone che stanno qui e di chi ci lavora, ci siamo oggi messi a pulire qua fuori sulla discesa e a dare una mano dove serve, ecco, dove più serve ci siamo. Okay, okay.